Buongiorno, buongiorno. Si dice buona epifania. Va bene. Senti, allora fammi capire una cosa. Quindi hai avuto i cioccolatini stamattina? Ah, volevi sapere se ha portato cioccolate al sole? Sì, il sole ha portato le cioccolate. Sì, a Giuseppe, certo. Senti, e poi vabbè, sto fatto, mi ha detto l'Anto che praticamente c'è un paziente con Covid e mo' li dovevano spostare per disinfettare tutto, insomma. Ma, un po' di pazienza. No, sicuramente faranno questo trattamento e poi ritornare al tuo posto. Vabbè, un pochettino di pazienza, purtroppo può capitare. Certo che un infermiere che prende il Covid ti lascia molto perplesso, insomma. Sì, è ovvio, non è che sono immuni, però diciamo dovrebbero fare secondo me un po' più attenzione. Forse loro dovevano essere sottoposti a tamponi tutti i giorni, per chi lavora in ospedale con determinati reparti, insomma. Babbo, andiamo avanti, andiamo, cuore. Leggiamo, leggiamo. Questo è bello. Il messaggio più bello dell'Epifania è che tutti abbiano una stella che ci guida e nei momenti importanti bisogna sempre alzare gli occhi al cielo. Vediamo cosa c'è. Seminate la ciccia, seminate felicità, regalate allegria, donate baci, colmi di affetto e tenete sempre il cuore aperto alle meraviglie della vita. Questa è di Madre Teresa. Qui c'è una foto che c'è il Babbo Natale e la Befana a fianco. Il Babbo Natale gli dice alla Befana: fai presto che poi andiamo in ferie. Poi non ci vengo, non ho potuto fare il tampone, le farmacie erano piene. Tutte cazzate, non c'è niente di che. Questa è un'altra cazzata. Avviso tutti quelli che sono stati in contatto con me, siete stati semplicemente molto fortunati. Tutto riguardo il Covid. No, non c'è niente, cuore mio, tutte cazzate. Giuseppe, Zendaya e Tom Holland. Mo' ha cambiato amore, non gli piace più Sirene, gli piace Zendaya, che è praticamente la fidanzata di come si chiama? Dell'Uomo Ragno. No, di Spider-Man. No, Se canta. va bene nel mondo, a Garbo, se va bene nel mondo, Stur, se va bene nel mondo, a Garbo, se va bene nel mondo. Mannaggia lui, mannaggia. Vabbè,
Ieri sera con Giuseppe siamo stati a parlare. E abbiamo parlato un po'. No, gli ho fatto capire determinate cose. Perché lui, capito, sta sempre con questo fatto delle feste, dopo che come si chiama, della comunione, sta perplesso su questo punto di vista. E io gli ho detto, ascolta papà, ti ribadisco che comunque la comunione è una, sono le feste che sono due. Allora mi fa lui, vabbè papà, papà Pio, ho capito che tu non vuoi fare la festa insieme a mamma, perché se no, siccome c'è Antonella di mezzo, poi succede una rissa. Ho detto, no, Giuseppe, ma chi te le dice queste puttanate? E gli ho spiegato, ho detto, guarda papà, ti devo spiegare dettagliatamente la situazione. Tu sai benissimo che io con tua madre non vado d'accordo, ma non da quando sei nato, da quando sei nato tu, anche da prima che tu nascessi. Perché lui poi si fa la colpa, hai capito? Dice, no, vabbè, ma io sono io, la colpa è mia perché litigate per me. Ho detto, no, papà, non è così, non lo pensare minimamente. Ho detto, tu devi sapere solo una cosa, che tutti quelli che ti circondano ti vogliono un sacco di bene. E ho detto, sappi che comunque nella tua vita tu avrai sempre una madre e un padre. Allora mi fa lui, ma io ho due madri. Ho detto, come due madri? Ha detto Antonella. Eh sì, ho detto io, quella ti fa da seconda madre. Però diciamo chi ti ha partorito rimane lì. Però certo, ho detto l'anto è come una madre per te, ti vuole un mondo di bene. E poi gli dissi anche il fatto del fratello, glielo spiegai dettagliatamente, gli dissi, guarda che tuo fratello non è mio figlio, io sono stato per lui un padre adottivo. Più che altro lui per me è stato un figlio adottivo, ma non perché l'ho adottato io, perché tua madre ha avuto questo figlio da un altro uomo. E allora fa lui, vabbè, ma Roberto non lo conosce il suo padre? Ho detto, non lo conosce sicuramente perché comunque parte di colpa ce l'ha comunque la tua mamma, ho detto io. Ho detto, poi sappi, comunque rimane sempre tuo fratello, ci mancherebbe, non ci piove, però hai un fratello con due padri diversi. E poi gli spiegai, ad esempio, se io avessi avuto un figlio con un'altra donna, lo farei con Antonella. Ho detto, vabbè, mettiamo con Antonella, per te sarebbe stato comunque un fratello. Ho detto, poi tu non ti devi stare a fare mille problemi, tu l'importante è che sei sereno e sei tranquillo. Poi siamo noi grandi che gestiamo la situazione. E poi gli ho detto, quando diventerai grande, che capirai tante cose, ti spiegherò in dettaglio tutto quello che è successo. Allora fa lui, dai, dimmelo, mo. No, ho detto papà, adesso non potresti capirlo perché sei troppo piccolo. Quando diventerai grande, ti spiegherò tutto, tutto, tutto. Nei minimi dettagli. Allora lui mi dice, vabbè, ho capito. A questo punto a me devo solo pensare a me stesso e alla mia fidanzata. Ho detto, a chi fidanzata? Vabbè, a Serena, a Zendaya. Va benissimo, va bene, l'importante è che sei contento. E basta, e così poi chiudiamo il discorso. Quando diventi grande, grande, ti spiego nel dettaglio. Va bene, cuore? Beh, tu fammi sapere un po' come va la febbre, se è diminuita, se è scomparsa, se è aumentata di qualche lignetta. Sicuramente hai già mangiato, ti fai un riposino e oggi ci facciamo quest'altra giornata di chemio. Dai, facciamo un ultimo sforzo, così completiamo questo ciclo, perché oggi è già sì. Tolto questo, 1, 2, 3, ci mandano 4 sedute, così sappiamo che abbiamo completato interamente il primo ciclo. Capito, cuore? In attesa che arrivi il giorno 15. Va bene, cuore mio? Beh, buon appetito, buon riposo e ci sentiamo dopo. Va bene? Ciao, cuore, un bacio, un cuore e un abbraccio forte, forte.
Ciao fratellino mio, a domani. Non te la mando più la canzone di Pupo. Ciao, guarda.